Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tema Harry Potter. Come promesso qualche giorno fa, eccomi qui con l'apertura delle nuove Mystery Mini della prima serie, che in realtà non sono nuove ma sono tornate disponibili su EMP Italia e che ho preso al volo, visto che ho aperto tantissime di quelle della seconda serie, che sono anche queste ancora disponibili sul sito, addirittura in promozione. Trovate tutti i link sotto in info box. Ho deciso di optare per questa della prima serie, visto che ne ho aperta solamente una e ho trovato Lord Voldemort, che devo dire è anche abbastanza raro perché è 1 su 24 e sono molto contento di averlo già trovato. Bene ragazzi, adesso io direi di cominciare ad aprirli, ma prima voglio ricordarvi il codice sconto, che è video 2018 EMP ed è un codice sconto che vi darà 5 euro su 30 euro di spesa, quindi 5 euro di sconto su 30 euro, che devo dire è una gran bella mano soprattutto per chi come me è malato di Mystery Mini. Ma prima di andare a scoprire cosa avrò trovato all'interno di queste Mystery Mini, voglio dirvi che questo è un video in collaborazione con Nese Time, perché anche lei sul suo canale in questo momento sta spacchettando delle Mystery Mini, quindi vi lascio il link per andare a vedere anche il suo video e scoprire cosa invece ha trovato lei. Nese ha un canale davvero molto molto interessante, perché spacchetta tantissimi tantissimi tipi di blind box, blind bag e mystery. Lei è davvero sfegatata, anche le gashapon, lei apre davvero di tutto e il suo canale è una continua scoperta, e guardare continuamente questi video diventa quasi una droga. Quindi ragazzi, io ve lo straconsiglio, ma adesso bando alle ciance, la smetto davvero e cominciamo ad aprirle. Bene, questa è la più pesante tra le tre. Queste sono molto leggere, io devo dirvi che spero di trovare il serpente di Voldemort, perché questi animaletti qui troviamo in questa serie, ogni personaggio è accoppiato ad un animaletto, quindi bisogna trovare sia il personaggio che l'animaletto in due box separate. Io ho realizzato che questi animaletti sono della giusta misura per essere messi accanto ai Funko Pop normali e mi piacerebbe appunto trovare Nagini, così da poterlo mettere vicino al Pop di Voldemort. Ma troviamo anche Dobby, troviamo Grattastinky, che andrebbe a nozze col Pop di Hermione, troviamo anche la McGranit in versione gatto, troviamo Thor e c'è anche Crosta, Fanny e Edwige. Quindi qualsiasi animale io andrò a trovare sarò contentissimo di metterlo vicino al Pop. Adesso vi faccio un po' vedere quali sono le possibilità di personaggi che si possono trovare. Abbiamo Harry con rarità 1 su 12, abbiamo Edwige 1 su 12, Silente 1 su 36, quindi 1 su 3 box intere, così come Fanny. Poi invece Hermione 1 su 6, quindi la più comune di questa infornata. E poi abbiamo anche Grattastinky 1 su 12, quindi non difficilissimo da trovare, Ron 1 su 12, Crosta 1 su 12, Voldemort 1 su 24 che io già ho, 1 su 24 anche Nagini, 1 su 24 Draco, 1 su 24 Dobby, e poi 1 su 12 Thor e Hagrid, e 1 su 72 la McGranit, sia in versione professoressa che in versione gatto. Quindi ragazzi, la McGranit è davvero difficilissima da trovare e chissà se avrò questa botta di fortuna. Bene, ecco qui il mio bisturi e andiamo a tagliare la prima Mystery Mini. Ok ragazzi, bene, questa è la più pesante del trio, quindi sconfezioniamola e vediamo cosa c'è all'interno. Peccato si stia rovinando, quelle della seconda serie si aprono molto più facilmente. Ecco qui la bustina nera al suo interno e cercherò di capire. Ragazzi, io sento un cappello. Credo proprio che sia la McGranit 1 su 72, non ci voglio credere. Vediamo se è davvero lei. Ragazzi, la McGranit, che grandissima botta di culo. Ragazzi, pazzesco, la McGranit, senza parole. Mi è andata benissimo al primo colpo, quindi la possiamo già mettere accanto agli altri e mi piace tantissimo. Questa è rarissima, 1 su 72 significa una su 6 box, quindi una su 6 box intere poteva essere la McGranit. Beh, se in queste due trovo anche il gatto, ragazzi, oggi esco e vado a comprare un Gratta e Vinci di corsa. Bene, adesso passiamo alla seconda, questa è leggermente più pesante di questa, quindi passiamo a questa così andiamo ancora avanti per peso. Bene, togliamo anche il cellophane in quest'altra e vediamo cosa abbiamo trovato. Prima andremo a palpare la bustina, che così vado un po' ad indovinare.
bene, bene. No, questo è più piccolo. È piccolo. Chi potrebbe essere? Potrebbe essere Draco o Ron. Beh, se è Draco è un bel colpo, perché è 1 su 24. Vediamo, vediamo. Uno dei due sicuramente. Draco. Ragazzi, mi sta andando davvero bene. Tutti quelli più rari. 1 su 24, Draco. Beh, anche Draco si aggiunge ai miei misteri mini. Ma mi piace davvero tantissimo. Poi soprattutto questo sorrisetto rovesciato. Quindi questa faccia un po' imbronciata. Davvero molto Draco Malfoy. Io ero convinto fosse Ron perché è 1 su 12. Invece 1 su 2 box è Draco. Ed eccolo qui. Devo aver beccato la box, quella più figa, quella più rara, e hanno preso 3 di questi personaggi. Quindi bene, bene, bene. Andiamo ad aprire l'ultima, sono davvero fomentatissimo, perché mi sa che anche in questo qui ci sarà qualcosa di buono. Beh, sembrava più leggerino, invece mi sa che potrebbe anche esserci un personaggio. Spero solo non sia un doppio, quindi vediamo. Vediamo, 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 la sto per distruggere. Sono troppo curioso, troppo. No, questo è molto piccolo. Questo è molto piccolo e credo di aver capito chi è, e mi piace anche parecchio. Sento due orecchie, sento una codina, quindi mi sa che qui c'è un Peter Minus. Ed eccolo qui, ragazzi. Ecco qui il piccolo Crosta. No, è davvero molto bello. Molto molto bello. Piccolo ma dettagliatissimo. Questa prima serie mi piace tantissimo. Credo che mi piaccia anche di più rispetto alla seconda, però sono davvero tutti bellissimi e continuo ad apprezzare sempre di più i misteri mini, ragazzi. Mi sa che ne vedremo ancora qui sul canale molto molto presto e credo che ne comprerò altre. Ormai la dipendenza sta raggiungendo livelli epici, ragazzi. Livelli epici, non solo i pop, mancavano solo i misteri mini, quindi mannaggia MT che mi tenta continuamente con prodotti nuovi, perché ci sono sempre cose fighissime di Harry Potter e ogni giorno ormai è diventata una routine andare su MP e controllare nuovi prodotti. Basta entrare nella sezione Harry Potter, ad esempio, e filtrare per nuovi arrivi, ed ecco che ogni mattina mi vengono sbattuti in faccia nuovi prodotti e io sono lì a rosicare e a spendere soldi. Ma ragazzi, sono felicissimo di aver scoperto questo sito, voi non potete capire quanto. Bene, io adesso la smetto di parlare, sono felicissimo, mi è andata bene, il mio piccolo esercito di misteri mini continua ad allargarsi e sono stato anche molto fortunato. La McGranit non ci credo. Bene ragazzi, io con questo video ho concluso. Ringrazio tantissimo Nese per la collaborazione, quindi andate a vedere sul suo canale lei se sarà stata altrettanto fortunata, perché aprirà delle blind box anche nel suo canale, e vi dico già che ne prenderò altre, sono sicurissimo, quindi ne vedremo ancora. Non perdetevi i prossimi video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate, fatemi sapere se avete misteri mini, se volete scambiarne, se ne avete doppi, quindi fatemi sapere, potrebbe essere anche un'occasione per scambiarci doppi così tra di noi. E ragazzi, entrate a far parte del gruppo Telegram, siamo sempre di più, Potterets_Italia, ma trovate tutto come al solito in info box. Mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le notifiche. Io non credo di avere altro da dire, adesso vado a bere un bicchiere d'acqua. Bene, adesso non mi resta che salutarvi. Ciao!